In merito al problema degli orsi in Trentino, lei che cosa chiede? Dunque, la questione in Trentino è degenerata, abbiamo più di 50 esemplari, molti problematici, abbiamo avuto negli ultimi mesi delle aggressioni anche importanti, c'è ancora una persona in ospedale viva per miracolo e non c'è posto per tutti questi orsi in Trentino. Gli orsi problematici dobbiamo, ahimè, anche gli ambientalisti rassegnarsi che tra la vita delle persone e un animale che sfugge dal controllo bisogna fare una scelta drastica. Abbiamo chiesto al governo e da Galletti che rivedano, perché qua la competenza è mista, non si fa nulla, la gestione è provinciale, ma non si fa nulla senza un placet del governo che dia l'assenso a questo tipo di prelievi. Ormai i trentini stanno cambiando abitudini di vita, tanti che hanno case, casupole, baite in montagna non frequentano più, abbandonano queste abitazioni, tante persone che andavano escursionisti modificano le loro abitudini, non si cammina nei boschi, c'è paura, le donne in particolar modo dove sono stati fatti avvistamenti non portano neanche più bambini a camminare ai bordi dei boschi, non è una buona cosa, non possiamo noi cambiare abitudini ma dobbiamo ripristinare quello che 20 anni fa non esistevano più, gli orsi non esistevano, sono stati forzosamente importati e dobbiamo dire anche che il Trentino non è un'area sgombra, incontaminata, in qualsiasi posto c'è un'infrastruttura, c'è una casa, una casupola, una baita, una malga, un rifugio in alta montagna, l'uomo ormai è dappertutto, non possiamo pensare che ci sia spazio per l'introduzione di questo animale che ha bisogno di un sacco di spazio, ma spazi vuoti, in Trentino non ci sono.